Immergersi in un libro è un esercizio che ci nutre, ci educa e rende le nostre menti entità più libere, più vigorose. Benvenuti a Libriamo, appuntamento settimanale con il mondo dei libri, a cura di Francesco Sampogna. Attraverso brevi presentazioni del testo e dell'autore, vi consiglieremo le letture di scrittori principalmente del nostro territorio. Questa settimana parleremo di una storia romanzata immaginaria con il libro di Pierpaolo De Luca, I segreti del borgo. È il bisogno di raccontare delle storie reali o immaginarie vissute sulla scena di un ipotetico ma ben riconoscibile paese del Basso Cilento, dettato dal legittimo desiderio di riuscire a coglierne e fissarne la loro antropologica esemplarità, al di là di qualsiasi aura di autobiografismo. Nasce da qui, I segreti del borgo, il libro di Pierpaolo De Luca, che fin dal titolo promette dietro una veste romanzesca, ricca com'è di atmosfere, trame e agnizioni, la sua anche cruda verità di rappresentazione dei complessi rapporti sociali tra classi dominanti e ceti emergenti con strascichi neppure ancora completamente sopiti e risolti ai nostri giorni. Si tratta di un romanzo che ti porta, nel viaggio della ricerca delle proprie origini, legato al territorio cilentano, durante un periodo storico ben preciso, che attraverso la lettura ti immerge nel paesaggio, nella religiosità della cultura contadina e nelle tradizioni delle genti che vi vivono. Che porta all'attenzione del lettore la realtà di un territorio ricco di bellezze e di storia e cultura, ma che vive una profonda contraddizione, una profonda crisi, in un mondo che evolve, mentre si vive un continuo spopolamento, un vero e proprio impoverimento non solo umano ma anche culturale, dove il rischio è di perdere il contatto con le proprie origini. L'autore cerca con questo viaggio, del suo personaggio, che è alla ricerca delle proprie origini, di essere un monito ai giovani, a chi vive nel Cilento, e vive il Cilento, affinché studino la storia, per conoscere il passato e per rapportarsi ai problemi, ma anche per cercare di trovare, insieme una soluzione al di là delle ideologie che sono comunque importanti. Pierpaolo De Luca è nato nel Cilento, a Vallo della Lucania, nel 1979, vive a Santa Barbara di Ceraso. Laureato in filosofia a Pisa, insegna in un liceo. Ha al suo attivo esperienze artistiche, sociali, politiche che derivano da un interesse profondo per la storia e per il suo territorio. Questa è la sua prima opera narrativa. I segreti del borgo. Pierpaolo De Luca, Manni Editore, euro 19,95. I segreti del borgo, un libro da leggere. Si tratta di un romanzo vero e pungente, scritto con uno stile efficace e molto trascinante, all'interno del quale viene rappresentata, in maniera estremamente accurata e precisa, una comunità del Basso Cilento non esplicitamente nominata, che vive la sua quotidianità, divisa tra i vari ceti in continuo conflitto, dove voglia e il desiderio di riscatto sono spesso centrali nel trama sociale. Un libro da leggere e da non perdere, scritto da un cilentano innamorato della propria terra. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.